Se non vuoi perderti i miei prossimi video, allora iscriviti al canale e poi clicca sull'ingranaggio. Successivamente metti la spunta su Inviami tutte le notifiche di questo canale. Se hai uno smartphone, allora vai sul canale, poi clicca sulla campanella e successivamente premi OK. Apriamo il piccolo, la piccola gomma, spostiamola, che protegge, in poche parole, la vite, e svitiamo, va bene? Una volta svitato, adesso dobbiamo fare leva qui in mezzo con un qualche cosa di veramente sottile e piatto. In questo caso io vorrei consigliare più una tessera sanitaria o roba del genere per fare leva, e non un cacciavite, perché se in questi casi usiamo i cacciaviti come un classico tecnico, andiamo a fare quelle piccole linee, sbavature di aperture che sono veramente fastidiose e indicano e hanno veramente, e quello è il metro di uno dei metri di misura di quanto un tecnico sia veramente abbia veramente delle zampe al posto delle mani. Ed ecco qua, senza fare nessun danno, nessuna cosa da incisione, in poche parole, da cacciavite a testa piatta, siamo riusciti ad aprirlo. Tutto quanto con una tessera plastificata del Kuzar, una cosa simile, quelli dove si sparano con i laser. Adesso, come state vedendo, ci sono gli slot degli hard disk. Questo è occupato e allora lo inseriamo l'hard disk qui dentro. Qui abbiamo invece il vano per la memory card, come state vedendo, per la memory card, chiedo scusa, per le RAM. Come state vedendo c'è solo una RAM e possiamo inserire altri due banchi di RAM. Per inserire il nostro hard disk non bisogna fare altro che svitare le quattro viti. Comunque non sono quattro ma sono tre, una manca. Mancano proprio queste due, forse l'hanno fatto apposta, hanno fatto una delle loro pensate, o può essere pure un grande attacco di tirchiaggine. Adesso non bisogna fare altro che cacciarla ed eccolo qua. Adesso andiamo a prendere il nostro hard disk. Come state vedendo io uso, sto inserendo un Samsung SSD 850 EVO da 120 GB. Ho fatto pure l'unboxing di questo hard disk. Ecco qui. E adesso lo andiamo a inserire. Notate gli inserimenti, gli innesti SATA. Devono combaciare qui. No. Qui. Perfetto. Però come state vedendo c'è un piccolo lievissimo problema. In poche parole è leggermente, come state vedendo è leggermente, ma leggermente più, sono più alti, in poche parole. Come state vedendo un pochino l'hard disk rimane sospeso e questa cosa non mi piace a me. Visto che questo qua rimane inclinato, in poche parole, se lo inseriamo e poi mettiamo la sua scocca, facciamo come hanno fatto con questo hard disk qua. In poche parole, inseriamo già dall'inizio l'hard disk nella scocca e poi avvitiamo delle viti per case. In poche parole, inserisco l'hard disk direttamente nel suo case. È qui dove ci sono i fori, eccoli qua, inserirò delle viti così da fissare tutto quanto nel suo blocco e poi incastrarlo e avvitarlo. Questa bustina qua e queste viti sono state fornite direttamente, erano già direttamente nel case, in poche parole nella scatola del computer, quindi andrò a inserire proprio queste viti per fissare l'hard disk. Ed ecco qui il risultato: abbiamo messo le viti
Ci assicuriamo pure che non faccia nessun rumore. Perfetto, adesso la andiamo a inserire. Con delicatezza, ma con la forza adeguata. Non so che cosa ho detto, ma sembra una figata. Benissimo, una volta avvitate le viti, non bisogna fare altro che mettere di nuovo il suo case, involucro, pezzo di plastica. Cerchiamo di spingere tutto quanto in maniera omogenea e non che si fissano cercando di incastrare più con la forza in determinati punti. Altra accortezza che i tecnici non fanno, perché vogliono andare di fretta, perché si seccano. Ma visto che questo è un computer con un costo più esoso, madonna mia, un altro parolone, con un costo più esoso, preferisco che lo faccia io. Oppure un consiglio per un futuro tecnico: quando vi danno un computer che supera le 1000 euro, 800.000 euro, fate queste operazioni. Va bene che adesso bisogna rimettere la batteria, va bene che bisogna avere accortezza su ogni cosa che il cliente vi dà, però usate molta, ma molta più accortezza quando avete un computer che supera le 1000 euro, cosa che no, è inutile dirlo, perché tanto i tecnici sono tecnici. Ok, adesso dobbiamo settare il nostro hard disk e il nostro lettore CD. Come ben sapete, nei ROG bisogna fare un'operazione prima di avviare una formattazione o altro. Quindi avviamo e subito premiamo cancio ripetutamente per entrare nel nostro BIOS. Eccoci qua. Adesso spostiamoci in boot. Andiamo sul launch CMS. Lo abilitiamo, enable. Save ed exit. Salviamo ed usciamo. Ok, confermare. Sì. Ripremiamo di nuovo Canch immediatamente per rientrare di nuovo nel BIOS. Rispostiamoci di nuovo in boot e, come state vedendo, eccoli qua. Adesso ci abbiamo, possiamo stabilire l'ordine per avviare il nostro lettore CD, il nostro hard disk, qualsiasi dispositivo, anche penne USB. In questo caso il Matishita Double, come si chiama, lo mettiamo al primo posto, che è il lettore CD. Secondo posto il Samsung, va bene. Terzo posto è l'hard disk dati, quello che una volta era il primo hard disk, adesso diventa hard disk dati. Una volta fatto questo, inseriamo il nostro CD nel nostro lettore CD e vi faccio vedere immediatamente cosa appare appena riavvio il computer. Ed eccolo qua, si sta avviando Windows. Come state vedendo, questo è il logo di Windows e quindi sto facendo un'installazione pulita di Windows 10. Adesso si chiama installazione pulita, cioè la formattazione e la reinstallazione. E come chiamano strunz come un babà. E adesso sta facendo l'installazione di Windows, formattazione e reinstallazione, in questo caso solo la reinstallazione. Ed ecco qui il nostro hard disk che è stato riconosciuto. Allora signori, come avete visto, è molto semplice, facile, indolore. Soprattutto, signore e signori, io sono Vicio17. Ti saluto pedifico.